Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa rubrica che ho chiamato In viaggio con Salvo Russo. Ogni mattina mentre mi reco sul mio posto di lavoro presso il mio negozio facciamo questa diretta per parlare di argomenti più o meno interessanti. Oggi per me lavorativamente parlando sarà una giornata molto impegnativa, anche perché siamo in questo momento alle prese con un problema di aggiornamento di Windows 10 20H2 che in alcuni computer di qualche cliente ha comportato il blocco del sistema al riavvio. Era una cosa che ogni tanto succedeva, però ieri sono entrato in laboratorio con 3 macchine e quindi è un pochettino una cosa complicata. Vediamo un po' di trovare delle soluzioni insieme al supporto tecnico Microsoft. E poi sempre recupero dati, questo siamo molto specializzati ormai da tanti anni. Vi dicevo, assunto della riunione di ieri sera. Intanto ringrazio gli amici che ieri erano presenti, abbiamo avuto modo di affrontare diverse tematiche, a partire sicuramente da quello che sarà l'evento, se riusciamo a portarlo in porto, giorno 12 al Parco Robinson di Via Algeri, insieme ad altre associazioni, si sta provando a organizzare un evento sabato 12, non è ancora chiaro se sarà fatto di mattina o di pomeriggio, questo per cercare di dare una presenza là nel mondo dell'associazionismo. Noi nei giorni scorsi abbiamo chiesto una bonifica interna e esterna, speriamo che anche con la presentazione di questo progetto di evento all'interno del Parco Robinson magari l'amministrazione decida di darsi una smossa, più che altro la parte esterna, perché le sterpaglie sono altissime e io ho timore che possa succedere qualche danno. Già la situazione là è brutta. Vi terrò informati. Poi abbiamo avuto modo di parlare della nostra proposta per quanto riguarda il contrasto alle deiezioni canine. La conoscete, abbiamo presentato lo scorso giovedì alla riunione il progetto, l'abbiamo protocollato a tutti i vari soggetti interessati. Con piacere posso anticiparvi che la giovedì prossima, alla nostra riunione settimanale, abbiamo invitato e sarà presente il responsabile della Tegra, quindi gestore dei servizi per quanto riguarda i rifiuti. È una cosa molto importante anche perché nel CSA, nel capitolato speciale di appalto, proprio si cita la raccolta delle deiezioni canine, per cui, come dire, è un servizio che può agevolare anche Tegra, perché si troverà sicuramente ad avere meno escrementi lungo i nostri marciapiedi. Sappiate che nel CSA è previsto che Tegra, quando va a raccogliere deiezioni canine, dovrebbe utilizzare la calce. Perché la calce per rimuovere deiezioni canine? Perché non la faccio tecnica, comunque ci sono stati vari studi per cui le deiezioni canine hanno una carica batterica molto elevata, per cui anche sul suggerimento dell'OMS, quando vanno, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando vanno a raccogliere deiezioni canine per evitare eventuali diffusioni di batteri, virus e quant'altro, sapete, siamo in periodo di pandemia, quanto sia importante, il gestore deve utilizzare particolari accorgimenti come l'uso della cenere, la rimozione tramite la calce, tutta una serie di accorgimenti. Quindi va da sé che se ci sono meno deiezioni in giro, gli operai di Tegra sono più contenti. Abbiamo parlato anche della situazione dei parchi, delle fiere o comunque delle zone mercatali, perché noi giorno 8 come Comitato Attivisti Siracusani parteciperemo alla riunione del Comitato Differenziato di cui facciamo parte e abbiamo chiesto di inserire tra gli ordini del giorno l'attuale situazione dei servizi igienici nelle fiere. Sapete, noi abbiamo la fiera più importante che è sicuramente quella del mercoledì, però vi siete mai chiesti quando uno degli ambulanti che è presente là, che sta lavorando giustamente, gli scappa proprio bisogno fisiologico, che fa? Non ci sono servizi igienici, quantomeno non ci risulta essere servizi igienici. Qualcosa si è fatto negli ultimi anni, però laddove ci fanno le fiere, dove fanno i mercati, dovrebbe essere auspicabile da parte dell'amministrazione comunale installare dei servizi igienici, quelli là chiamati chimici, no? Quei parallelopipedi che vedete con la scritta BC. Questa sarà una delle nostre proposte che porteremo in riunione per chiedere
anche questo all'amministrazione. Dal lato invece del gestore dei rifiuti, vorremmo capire a che punto è la raccolta differenziata fatta da chi fa il lavoro di ambulante. Perché a noi ad oggi, siamo nel 2021, 4 giugno, risulta ancora che alla fine delle varie fiere, quindi per esempio quella del mercoledì, il gestore Degra adotta le strategie tipo grandi manovre dell'esercito, no? Quindi mette sul campo centinaia di risorse, uomini, attrezzature e quant'altro per bonificare le aree. Solo che basta un po' di vento e vediamo che le plastiche finiscono tra i cespugli, le bottiglie finiscono tra le siepi e così via. Ora, sarebbe auspicabile che anche chi fa giustamente il suo lavoro là di vendere abbia a disposizione dei mastelli, dei carrellati, in modo da aumentare la raccolta differenziata. Questo è importante, così riusciamo a passare da quel 41, 42, 40, adesso non so quant'è la percentuale della giornata a Siracusa, magari qualche punto percentuale in più, perché anche loro devono differenziare. E quindi chiederemo anche questo. Poi, durante la riunione abbiamo trattato anche altre argomentazioni. Una su tutte, che poi è stata nella parte finale, è sicuramente quella di lanciare un progetto che già avevo accennato qualche altra volta. Adesso dobbiamo individuare dove e cominciare a scrivere e chiedere le autorizzazioni. Io mi riferisco alle targhe toponomastiche. Cosa sono le targhe toponomastiche? Ad angolo delle strade, in ogni cittadina civilizzata del mondo, ci dovrebbe essere una targa. In questo momento sto passando da Viale Deodato, dove c'è scritto la targa, appunto, e magari a Siracusa ci sono varie targhe dove c'è scritto oltre Viale Deodato, magari di sotto una dicitura dove spiega chi era Deodato. Però se guardiamo le nostre vie ci accorgiamo che queste targhe toponomastiche sono oramai nello stato dell'abbandono. Nessuno pensa a questo. Perché è importante pensare a questo? Perché noi ci definiamo una città vocata al turismo, no? Ma voi che gironzolate per le strade, vi siete mai chiesti un turista che passeggia in giro per le nostre vie quando si trova a Corso Gelone? La prima cosa che guarda è come si chiama la via. Perché magari per orientarsi, magari perché ha uno spiccato senso culturale. Però magari vedere le nostre targhe toponomastiche che sono totalmente abbandonate a se stesse. Beh, il progetto prevede l'utilizzo di un paio di persone volontarie che gratuitamente, dopo essere state autorizzate, con la scala, piano piano, in sicurezza, salgono e danno delle passate di vernice nera, delle passate di acrilico, in modo tale che quel lavoro duri nel tempo. Mentre questa secondo me è una bella cosa che si può fare con volontariato civico e vorremmo provare a utilizzare quelle risorse dei PUC, quindi percettori di reddito di cittadinanza. Però attenzione, noi non abbiamo presentato su questo punto di vista nessun tipo di progetto, perché sappiamo che, a parte che Siracusa non è partito nessun cantiere del genere, pare che dovrebbero partire, però al di là di questo, noi vorremmo provare a chiedere a qualche volontario, cittadino siracusano, che prende il reddito di cittadinanza o meno, a questo punto è indifferente, se ci vuole aiutare in questa buona pratica diciamo, di volontariato civico, che riusciamo così a migliorare un pochettino le nostre vie. Magari se tu sei interessato a partecipare a questo progetto, identifica nella tua strada, nel tuo angolo, vicino casa, una targa toponomastica e ci mandi delle foto, chiaramente indicando dove si trova, perché ce ne accorgiamo, e magari proveremo a chiedere all'amministrazione e laddove c'è, questo mi devo informare bene, anche la necessità del parere della sovrintendenza ai beni culturali, proveremo a chiedere anche a loro l'autorizzazione. Sapete, tutto quello che si fa in ortigia, in borgata, c'è il vincolo del parere della sovrintendenza. Chiederemo anche loro. Magari che faremo una cosa più simpatica, come il nostro stile, chiederemo che lo ripristino loro, l'amministrazione comunale e o la sovrintendenza.
qualora non lo facessero, proveremo a chiedere l'autorizzazione a farlo loro. In questo momento mi viene in mente che potremmo provare a chiedere l'aiuto dell'Accademia delle Belle Arti, magari riuscire a fare un progetto insieme. Questa è una bella idea che mi viene su un momento, magari vediamo un pochettino se riusciamo a coinvolgere anche loro. Questo noi lo facciamo come puro spirito volontaristico. Basta, io sono arrivato praticamente sul mio posto di lavoro. Vi auguro a tutti una buona giornata. Seguite le nostre riunioni giovedì sera dalle 21 alle 22. In questo momento le facciamo su Skype. Siamo ancora comunque nella fase di pandemia, evitiamo le riunioni di presenza, ma presto, molto presto, proveremo a ricominciare. Comunque il 12 giugno, se riusciamo a fare questa vendita a Parco Robinson, sarà un piacere conoscere molti di voi. Alcuni mi vengono a trovare al negozio e mi dice: ma c'è cosa Salvo Russo? Ma di sono io, tra l'altro facciamo i video pure. Potete venirmi a trovare al negozio. Seguite la nostra pagina YouTube del Comitato Artisti Siracusani, dove più tardi caricherò la riunione di ieri sera. Noi le riunioni le videoregistriamo, chiunque vuole può andarsene a rivedere, non abbiamo segreti, facciamo tutto alla luce del sole. C'è poi il mio diario, salvorusso.it. Salvorusso.it è un contenitore all'interno del quale metto moltissime cose, tra cui il mio lavoro, il volontariato civico e poi quelle che io chiamo le offerte e opportunità. Molto interessante quella di 2 giorni fa della birra Becks. Vabbè, non voglio fare propaganda commerciale, comunque sia, se tu compri una cassetta di birra che almeno devi spendere 10 euro, ad esempio ho messo una promozione a 15,99, Becks ti restituisce 10 euro, una cosa fantastica. Per chi piace la birra, cioè, tra l'altro c'è anche quella analcolica, per cui vi invito a seguire le offerte e opportunità. Nei prossimi giorni lanceremo nuovi progetti, anche su offerte e opportunità, vi posso anticipare, stiamo lavorando a tutta una serie di progetti, però io ho bisogno del vostro aiuto. Quando si tratta di progetti di volontariato civico, noi siamo 4-5 persone operative, però ho bisogno di più persone che si vogliono spendere per questa città, senza tornaconti personali, politici, perché noi non facciamo politiche. A noi piace cercare di aiutare le persone. Io, ad esempio, in questi giorni ho ricevuto dei video che nel limite del possibile cercherò intanto di approfondire e poi magari pubblicarle, di situazioni un pochettino ai limiti, le definisco io. Ieri una persona mi ha mandato un video di casa sua, questa persona abita nelle case IACP, e mi dice che da 20 anni a casa non gli arriva acqua. Sono situazioni di case popolari naturalmente, però io penso che l'Istituto Case Autonome dovrebbe provvedere a una manutenzione. Mi ha mandato un video, mi ha detto: guardi signor Russo, io la notte sono costretto a lavarmi a mezzanotte, all'una, perché non ho mai acqua a casa mia. Ma ripeto, qua bisogna, siamo sul personale, magari non pubblicherò il video, anche perché si potrebbe individuare la casa della signora. Ma abbiamo altre situazioni limite. Zona di un famoso bar, zona Grotta Santa, ma là siamo nello totale stato di abbandono, credo siano anche quelle case popolari, ma abbiamo sterpaglie impressionanti. Io vorrei evitare di pubblicare questi video, però purtroppo lo dovrò fare, cercherò un attimo di, nel limite possibile, censurare. Cioè, abbiamo noi un abbandono delle aree periferiche. Dei cittadini che abitano magari per problemi di necessità nelle aree popolari, nelle case popolari, che scrivono, mi dice la signora all'istituto IACP, ma non hanno risposte. Hanno provato a chiedere, non so a chi, dall'amministrazione un intervento, non hanno risposte. Ora, io penso che poi a un certo punto le persone non scrivono più. Le persone preferiscono parlare con una persona come me, che bene o male gli dà retta, nel senso io gli rispondo quando è possibile, piuttosto che scrivere a chi di dovere, però poi si rendono conto che chi di dovere non fa nulla. Ora, signore, io non posso neanche da solo sistemarle l'acqua. Caro amico in zona Grotta Santa, io non posso venire da te a decespugliare. Però posso dirvi a entrambi una cosa: a te signora posso dire che proverò a scrivere all'IACP, anche se non ho idea di quale sia la prassi e chi scrivere. Caro amico di zona Grotta Santa, ti posso dire che se non lo fanno loro, noi un piccolo decespugliatore ce l'abbiamo, eventualmente facciamo un'azione insieme. Noi facciamo volontariato civico, però abbiamo bisogno delle persone che vengono ad aiutarci, perché noi cerchiamo di tagliare molto tempo libero dalle nostre attività. Però va da sé che ognuno di noi ha anche le proprie esigenze lavorative, di
di famiglia, per cui magari non riusciamo a fare tutto. Quindi aiutaci ad aiutare, non solo come donazione, magari è bello che fate una donazione, è bellissimo che fate le segnalazioni delle necessità. Ricordo che quella dei servizi igienici nelle mercati settimanali mi è stata proposta da una signora, però io gradirei più partecipazione da parte dei cittadini, nei limiti del possibile, e non mi venite a dire io non ho tempo, perché se voi, chi mi conosce lo sa, io lavoro parecchio, la sera stacco a mezzanotte, tutte le sere, per cui il tempo lo si trova, basta avere un pochettino di volontà, ma il tempo si trova. Buona giornata a tutti e a tutti, da Salvo Russo, a presto, a domani, prossima diretta, sempre mentre mi reco sul mio posto di lavoro. Buona giornata, ciao!